riesce più a contenere la furia razzista che si espande a macchia d'olio nel paese. Durante il weekend scontri tra polizie e nazischine si sono avuti in ben 15 città ad est ed ovest del paese. Nella notte il cimitero ebraico di Berlino è stato profanato e molte lapidi sono state rovesciate. Due attentati incendiari sono invece stati compiuti sempre nella notte a Hallen, nella Sassonia, contro due ricoveri di profughi vietnamiti. 10 i feriti. La tensione è talmente alta che ieri sera il cancelliere Kohl ha convocato a sorpresa una riunione della coalizione governativa. Temi centrali come finanziare la ricostruzione della ex Germania comunista e come risolvere il gravissimo problema della disoccupazione. Una risposta che il governo dovrà dare al più presto se vorrà sedare una rivolta che potrebbe portare alla fine dell'era Kohl. Ieri notte, mentre una cinquantina di neonazisti lanciavano bottiglie Molotov e pietre contro un ostello di Quedlinburg, nella Sassonia Anhalt. Chi ancora in Germania vuole sperare che l'ondata razzista sia un fenomeno marginale, di fronte all'evidenza deve ricredersi. Bombe incendiarie sono volate anche nel Mecklenburg, una delle aree più povere della ex Germania Est, dove la popolazione sembra aver raggiunto, dopo l'unificazione, un insostenibile livello di rabbia. Siamo gente tranquilla, ripetono gli abitanti delle cittadine di questa regione. Non siamo neonazisti, non applaudiamo chi attacca i rifugi dei profughi, ma vogliamo che gli stranieri se ne vadano. Non ci piace quello che sta accadendo, altri dicono, ma gli zingari sono dei ladri e vanno fermati. L'insofferenza, insomma, monta, rimbalza di città in città e il cancelliere Helmut Kohl è sempre più in difficoltà. Ieri ha nettamente rifiutato l'idea di una grande coalizione per la Germania. Basta la coalizione già al governo, ha detto. Ma il Partito Liberale, alleato dei cristiano-democratici, ha già riaperto il dialogo con l'opposizione, mentre il partito di Kohl, in meno di 10 anni, ha perso quasi un terzo dei consensi. La notte scorsa un gruppo di nazischine è entrato nel cimitero di Sanremo. Armate di vernice e spray, le teste rasate hanno scavalcato un muro di cinta alto 2 metri, coperto di filo spinato, e raggiunta l'area riservata agli ebrei hanno fatto scempio di lapidi e tombe. Slogan antisemiti, insulti blasfemi e svastiche che non hanno risparmiato nemmeno le altre tombe. L'inchiesta sulle tangenti a Milano è stato riascoltato stamattina. Il prezzo amaro di una unificazione che ha cancellato all'est i sogni del benessere occidentale ed insidiato ad ovest i conti in banca della democrazia. Rostock, Cottbus, Eisenhüttenstadt, Lipsia, Dresda emergono dalle ombre dei decenni rossi, sventolando le bandiere del passato nazista. Intrecciati ai fantasmi della vergogna tedesca, vengono fuori i malesseri di oggi, non più la purezza della razza. Adesso è rabbia per ogni posto di lavoro rubato da un tedesco o da un asilanten, per i milioni di marchi che costa alla Germania il diritto d'asilo garantito a tutti. Sono anche i guai del cancelliere Kohl, che ha varato la barca della Germania Unita, ma è incappato in una bufera politica senza precedenti. E sono i guai di un'Europa che, consumata la stagione dei miti e delle ideologie, economicamente insicura e agitata dagli incubi dell'unità disegnata a Maastricht, rispolvera anche fuori dalle frontiere tedesche svastiche e antisemitismo. È accaduto in Francia, in Belgio, in Italia, dove ancora ieri a Sanremo le teste rasate di casa nostra hanno passato una notte a devastare le tombe ebraiche del cimitero. E accade anche oltreoceano, nel Cile, che forse più di ogni altro paese dell'America Latina ha coltivato per decenni la memoria del nazismo. La mano tesa ad onorare il Führer del passato e a seppellire con la vergogna e l'orrore dell'Olocausto le paure del futuro. La tragedia della ex dovrebbe far fronte agli enormi problemi finanziari della riunificazione tedesca, continuano soprattutto nell'ex Germania comunista le violenze razziste. Ieri notte una cinquantina di estremisti di destra hanno attaccato un ostello di profughi a Quedlinburg, nella Germania dell'Est. Di fronte a una folla addirittura applaudente di cittadini che assistevano all'assalto, i giovani nazischin hanno lanciato sassi e bottiglie incendiarie. La polizia è intervenuta arrestando decine di giovani. E ora sia ha fermato 41 estremisti di destra, sempre in Germania, questa volta nella parte ovest. Due bambini sono rimasti feriti nel corso di un altro assalto ad un alloggio per stranieri. Due bottiglie incendiarie lanciate dagli aggressori sono finite nei letti che i piccoli stavano occupando. Violenza anche in Italia. Il tempo ebraico di Livorno è stato imbrattato con scritte antisemite e simboli dell'estrema destra. Imbrattata con oltraggiose scritte in vernice e spray anche la palazzina Attigua, dove gli ebrei livornesi si radunano. La comunità ebraica di Livorno è una delle più numerose d'Italia e non è la prima volta che riceve minacce e affronti di questo genere.
negoziati della pace in Medio Oriente, gli aiuti economici e militari allo Stato ebraico. Sentiamo il nostro inviato Daniele Moro. Si apre oggi un'altra settimana di tensioni qui in Germania. Anche nel weekend i neonazisti hanno colpito in varie parti del paese, in particolare nei centri dei rifugiati che vivono nelle regioni orientali. Attacchi con bombe incendiarie, sassi, spranghe di ferro avvengono con impressionante frequenza. La polizia spesso continua ad assistere passivamente alle gesta dei razzisti. Secondo gli ultimi dati resi noti dai servizi segreti tedeschi, dall'inizio di quest'anno vi sono stati 970 attacchi armati contro stranieri, 700 feriti e 10 morti. Una crescita notevole. 2 anni fa, infatti, gli attacchi erano stati 270. La gravità della situazione è stata denunciata ieri dallo stesso ministro degli esteri Klaus Kinkel, il quale ha chiesto aiuto agli altri paesi della comunità europea, affermando addirittura che è in pericolo la stabilità interna e la Germania non è in grado di fare da sola. Nei giorni scorsi sono ripresi anche gli atti di intolleranza antisemita. E proprio oggi è in arrivo il nuovo primo ministro di Israele, Isaac Rabin. Nel suo incontro con il cancelliere Kohl, il nuovo razzismo sarà certamente al centro dei colloqui, che almeno su questo punto rischiano di non essere affatto tranquilli. Duce e con croci uncinate. Non si placa la violenza razziale xenofoba neppure in Germania, come vediamo meglio nel nostro servizio. Non accennano a diminuire le violenze neonaziste in Germania. Ad Hannover due agenti di polizia sono rimasti feriti mentre un gruppo di manifestanti, applaudito da numerosi cittadini, cercava di attaccare una residenza di stranieri. Intanto sono cominciati i processi contro i nazischini arrestati nelle scorse settimane ed è già polemica per la clemenza dei giudici. Il premier israeliano Isaac Rabin è in Germania per partecipare ai lavori dell'Internazionale Socialista che si apre domani a Berlino. Nel corso della visita è previsto un incontro con il cancelliere Kohl. Rabin è l'unico primo ministro israeliano a essersi recato in Germania, una prima volta 17 anni fa. La calma seguita all'accordo per il controllo delle armi pesanti in Bosnia è durata poco. Stamattina sono ripresi violenti bombardamenti su Sarajevo.